bentornati nel mio canale. Nella mia città sembra che l'inverno proprio non voglia assolutamente andarsene perché continua ad essere molto freddo e continua a nevicare e quindi noi continuiamo a parlare di vacanze estive, così ci riscaldiamo un pochino. Oggi vi volevo parlare del mio viaggio a Creta. È passato in realtà parecchio tempo perché sono andata a Creta nel settembre del 2014, quindi è passato parecchio tempo, però io a quei tempi il canale non lo avevo e quindi ve ne parlo oggi. Innanzitutto vi dico che sono partita da Bergamo con l'aereo e sono atterrata a Cania, quindi noi abbiamo visto tutta la parte occidentale di Creta, perché comunque è molto più vasta di quello che sembra, quindi siamo riusciti in una settimana a vedere soltanto metà dell'isola. Poi probabilmente in futuro torneremo a Creta e vedremo la parte est che invece non abbiamo visto. Abbiamo fatto tantissimi giri, tantissimi chilometri e abbiamo visto veramente tantissime località molto molto belle e particolari. Noi abbiamo alloggiato a Platanias, che è una località a pochi chilometri da Cania. È una tipica lo località balneare con spiagge locali, è caratteristica per la vita notturna, però per noi andava benissimo come punto di partenza. Era veramente molto molto comodo perché la spiaggia era subito lì vicino, quindi pochissimi minuti a piedi sulla spiaggia, quindi potevamo trascorrere un po' di tempo in spiaggia e poi con la macchina muoverci per andare a visitare tutte le località che c'erano nei dintorni. Quello che volevo dirvi, a proposito di questo, se andate a Creta e avete intenzione di noleggiare una macchina, procuratevi assolutamente una mappa, una cartina fatta bene e un navigatore, perché i cartelli sono quasi tutti scritti esclusivamente in greco. Quindi, a parte nelle zone molto molto turistiche, oppure le zone vicino all'aeroporto, dove i cartelli sono scritti anche in inglese, voi troverete delle zone che, sono un pochino più sperdute, tra virgolette, nel senso che sono i classici paesini che magari dovete attraversare per raggiungere una determinata località. E lì i cartelli sono scritti in greco, quindi se voi non avete un navigatore, se non avete una cartina ben fatta e se non conoscete il greco, c'è il rischio comunque di perdersi, di sbagliare strada, quindi fate attenzione perché appunto lì l'inglese non è così diffuso come si può pensare. Ma veniamo al cuore del viaggio. Quindi io dicevo, sono atterrata a Cania e abbiamo alloggiato a Platanias. Cania è veramente una bellissima cittadina, ha un centro storico veramente molto molto carino, ci sono le mura bizantine, c'è una moschea molto particolare, c'è un bellissimo faro, c'è un porticciolo che è veramente suggestivo e particolare, soprattutto alla sera prende veramente vita questo paesino e c'è questo porticciolo tutto illuminato che davvero è molto carino. Quindi sicuramente Cania è una città da vedere, da visitare perché merita, è molto pittoresca, molto caratteristica. Un'altra cosa che noi abbiamo visto che assolutamente è bellissima e deve andare a vedere è Matala. Matala è un paesino molto particolare, è molto lungo arrivarci da Cania perché comunque sono tante ore di macchina, noi ci abbiamo messo quasi 3 ore per arrivare perché le strade a Creta comunque sono molto strette, non c'è l'autostrada, sono quasi tutte curve, quindi comunque ci si impiega parecchio tempo a percorrerle. Però Matala noi volevamo vederla perché è veramente molto particolare, ci sono sulla spiaggia delle grotte che sono veramente molto suggestive, hanno un'origine preistorica e gli antichi greci invece le utilizzavano come tombe, ma sono anche particolari perché invece negli anni 70 sono state abitate dagli hippie che le utilizzavano appunto come abitazioni o come punto di ritrovo. Quindi questo paese oggi è conosciuto come il paese degli hippie degli anni 70 e c'è un pulmino che è chiamato il pulmino dell'amore, che è proprio
quello tipico che utilizzavano negli anni 70 gli hippie, quindi era un po' particolare, diciamo, questa cittadina, volevamo andarla a vedere. Devo dire che ne valsa la pena perché comunque queste grotte così sulla spiaggia sono molto molto suggestive e anche entrare un po' nell'atmosfera hippie anni 70 comunque è stata una cosa carina, è stato un tuffo nel passato, quindi sicuramente è una città che merita di essere vista. Un'altra città molto bella che abbiamo visto è Retimno. Io spero che siano giuste le pronunce perché comunque io il greco non lo conosco e non so se si pronunciano così. Comunque Retimno è un'altra città veramente molto molto bella, molto pittoresca, ha un bellissimo scorcio, bellissimo centro storico, bellissime strade, quindi è veramente una città che a me è piaciuta tantissimo, molto pittoresca, mi sono piaciuti molto i colori, il contrasto tra le case bianche e il blu delle scalinate, quindi era molto bella secondo me, una città che sicuramente se ritornassi a Creta e fossi in quella zona vorrei andare a rivedere. Perché davvero mi è piaciuta moltissimo. Un'altra località che abbiamo visto, ma che è una località solo ed esclusivamente di passaggio per recarsi poi al monastero di Arcadi, del quale vi parlerò fra un secondo, è Kissamos. Quella è una località balneare, ma non ha veramente nulla di più se non qualche scorcio sul mare. È semideserta, non ci sono locali, non c'è quasi nulla, c'è un piccolo bar e basta, quindi è veramente disabitata, non presenta nulla di particolare. Noi non abbiamo trovato neanche il centro storico, quindi non abbiamo neanche capito se poi c'era o se non c'era questo centro storico, ma comunque una località di passaggio per andare al monastero di Arcadi. Il monastero di Arcadi invece è qualcosa di spettacolare, è veramente bellissimo. È il più caratteristico di Creta, ha uno stile architettonico veramente molto particolare. Noi abbiamo fatto tutto il giro e in ogni angolo abbiamo potuto vedere e scorgere degli scorci sempre diversi, molto molto caratteristici e suggestivi. Io non so dipingere, ma se sapessi dipingere sicuramente avrei fatto un quadro su questo monastero, rappresentando questo monastero perché davvero mi ha colpito molto la sua particolare architettura. Tra l'altro, dentro al monastero era presente il pope, che sarebbe diciamo il prete ortodosso, tanto per capirci. Che era molto disponibile, gli è piaciuto farsi fotografare, infatti gli abbiamo fatto anche la foto, insomma, anche l'accoglienza, diciamo, è stata molto particolare, ci è piaciuta anche quella. Questo monastero ha anche però una storia un po' triste, perché è una storia di lotta per l'indipendenza che però è andata a finire in un modo tragico, perché quando i cretesi sono stati presi d'assedio dai turchi, si sono rifugiati in questo monastero, hanno fatto esplodere la polveriera, uccidendo i conquistatori, però uccidendo anche loro stessi. Infatti c'è appunto questa polveriera con la targa che racconta appunto tutto quello che è successo e questa è una storia abbastanza triste perché comunque ci sono stati veramente tantissimi morti. Noi all'interno di questo monastero abbiamo anche acquistato un souvenir che a me piaceva molto e si tratta di un'icona bizantina. Ve la faccio vedere questa. Io ho acquistato questa icona bizantina che è stata dipinta su una tela particolare utilizzando dell'oro. Questo, almeno da quello che dice l'etichetta, dovrebbe essere dell'oro vero. E quindi io ho voluto appunto avere questa piccola icona, in realtà è piccolina e voi la vedete magari nella telecamera sembra più grossa, ma è molto molto piccolina anche perché i prezzi comunque essendo oro non erano così bassi, quindi ho preso quella più piccola perché era quella che costava meno. Però mi piaceva proprio veramente l'idea di avere in casa un souvenir di questo luogo e un'icona, che è una cosa che comunque a me ha sempre affascinato, perché le icone mi sono sempre piaciute. Quindi insomma mi sono anche portata via questo piccolo souvenir. Andiamo avanti con il nostro giro. Vi voglio parlare di due spiagge veramente bellissime, forse le più belle di Creta, che meritano senz'altro una visita. La prima si chiama Balos, è una spiaggia veramente bellissima, ma arrivarci è un pochino arduo perché rimane
in altura, è una spiaggia che si raggiunge arrivando in cima praticamente a una montagna e poi rimane sotto, quindi bisogna arrivare in cima a questa montagna e poi fare una passeggiata a piedi che porta direttamente in questa spiaggia, in questa laguna veramente bellissima. È particolare perché, come vi dicevo, è arduo arrivarci perché bisogna percorrere una strada sterrata in salita di 10 km. Si può arrivare con la macchina, quindi non dovete farvi 10 km a piedi in salita, però dovrete farvi 10 km su una strada sterrata in salita e non è così banale come sembra perché 10 km su una strada asfaltata si fanno in 10 minuti, ma su una strada sterrata in salita si percorrono in molto più tempo. Noi ci abbiamo messo quasi 45 minuti, se non ricordo male, per arrivare in cima. Inoltre, trattandosi di strada sterrata, ovviamente la macchina soffre un pochino, quindi va presa con molta cautela. Noi siamo stati fortunati perché, pur essendo una strada che si può fare soltanto con il pagamento di un pedaggio, noi abbiamo trovato la biglietteria chiusa e quindi siamo riusciti a passare gratuitamente senza pagare. Però credo che comunque si tratti di pochi euro, quindi comunque ne vale la pena e andateci. Se andate a Creta in quella zona, non rinunciate a Balos perché davvero, quando arriverete in cima, offre uno spettacolo veramente unico. E anche la strada, pur essendo un po' faticosa e un pochino, insomma, particolare, offre degli scenari veramente bellissimi perché durante tutto il tragitto voi vi ritroverete comunque sempre uno scenario fantastico, da cartolina. Si incontrano inoltre capre, delle piccole chiesette, quindi è veramente, veramente bello. E una volta arrivati in cima, la laguna di Balos è qualcosa di spettacolare perché comunque sembra di essere entrati dentro una cartolina. È veramente bellissima. Noi siamo arrivati lì, in orario, diciamo, tramonto, quindi la luce non era proprio delle migliori per fare delle fotografie, ma nonostante questo siamo veramente rimasti molto molto affascinati. Poi, come vi dicevo, potete percorrere tutto il tragitto a piedi che vi porta proprio sulla spiaggia ed è veramente molto molto bello, quindi io ve lo consiglio. Un'altra spiaggia veramente molto molto bella è Elafonisi, credo che sia la spiaggia più bella di Creta, è veramente un piccolo paradiso, anche in questo caso sembra veramente di essere dentro una cartolina, è caratterizzata dal fatto che la sua sabbia è di colore rosa, bianco-rosa, è veramente bellissima. Inoltre ci sono delle basse maree, alte maree, a seconda della zona, lungo tutta la spiaggia che permette di raggiungere questa isoletta, perché poi Elafonisi è un'isoletta in realtà, a piedi, quindi voi potete camminare praticamente sulla spiaggia, sulla sabbia, attraversare queste basse maree con l'acqua molto molto bassa e raggiungere appunto l'isoletta a piedi. È veramente molto molto bella. Mi è piaciuta veramente moltissimo e per arrivare alla Fonisi dovrete percorrere una strada che è molto molto suggestiva e particolare perché attraverserete un canyon. È veramente bella e Creta ha questa particolarità, si passa da un paesaggio all'altro nel giro di pochissimi minuti, perché voi prima attraversate un paesaggio che è tipicamente greco, poi arrivate in un paesaggio che prende dei toni un po' più arabi. Poi, attraversato questo, magari vi ritrovate in un paesaggio che è tipicamente tropicale e poi vi ritrovate in questo canyon che è veramente qualcosa di unico perché davvero offre un paesaggio molto particolare. Quindi, io sono rimasta molto affascinata perché abbiamo girato la curva e ci siamo ritrovati all'improvviso all'interno di questo canyon. Quindi davvero è una cosa molto particolare. Creta ha dei paesaggi tutti diversi uno dall'altro, ma che lasciano veramente a bocca aperta, quindi davvero molto bella, vi consiglio di andare anche a Elafonisi. Un altro posto, un altro luogo che abbiamo visto che davvero mi ha affascinato molto è il Palazzo di Festo. Qui ci tuffiamo nella storia, perché in realtà il Palazzo di Festo è un sito archeologico con tutte le rovine, con la pavimentazione originale in pietra, quindi è veramente molto bello anche questo.
Inoltre offre veramente un bellissimo panorama perché la cornice, il paesaggio che fa da cornice è veramente molto bello e c'è qualcosa di misterioso. Quindi diciamo che riprendiamo un attimo il tema del mio canale, quello dedicato tutto al mistero, tutta quell'area dedicata appunto alle cose misteriose. Perché all'interno del Palazzo di Festo è stato ritrovato un reperto archeologico molto molto misterioso che risale al secondo millennio avanti Cristo. Io vi faccio vedere la riproduzione, diciamo il souvenir che io ho comprato, che è la riproduzione di quello di cui vi sto parlando. È stato ritrovato un disco, io ve lo avvicino così lo vedete meglio. Questo è il souvenir che io ho preso. È stato ritrovato questo disco del diametro di 15 centimetri che ha su entrambe le facce un'iscrizione circolare a spirale che non è stata mai decifrata. Quindi nessuno è mai riuscito a decifrare queste scritte, nessuno ha mai capito che cosa ci sia scritto qua sopra e quale messaggio porti questo disco. Quindi questa è una cosa molto particolare perché appunto non si sa quello che c'è scritto, non si sa che significato possa avere. E insomma, mi affascinava molto questa cosa e quindi mi sono comprata il souvenir del disco di Festo. Quindi, insomma, siamo anche andati un po' a riprendere i temi del mio canale, quelli tutti legati al mistero. Però al di là di questa cosa misteriosa, Festo è veramente da vedere perché, a parte il sito archeologico che è molto bello, ma è davvero immerso in un paesaggio unico e veramente particolare. Quindi io assolutamente ve lo consiglio. L'ultima cosa che abbiamo visto è il monastero di Preveli o Preveli, non so come si pronuncia. L'ingresso costa 2 euro, quindi è una cosa assolutamente alla portata di tutte le tasche. Anche qui c'è un bellissimo paesaggio ed è un monastero molto particolare. È molto piccolo perché è assolutamente una cosa raccolta, piccolina, quindi non è un grande monastero. Però è molto molto suggestivo, molto particolare. Anche qui c'era il Pope, il classico prete ortodosso, diciamo. In questo caso non era tanto contento di essere fotografato, infatti si è coperto la mano, cioè si è coperto il viso con la mano, però io sono comunque riuscita a fare una foto da lontano con lo zoom perché era veramente caratteristico, non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire l'occasione di fotografarlo. All'interno di questo monastero c'è un piccolo museo che con delle fotografie racconta la vita degli ortodossi, dei monaci ortodossi durante la guerra, quindi è molto molto particolare anche questo. E quindi vi consiglio di visitare anche il monastero di Preveli. Queste sono tutte le località che abbiamo visto, il giro che noi abbiamo fatto. Spero di avervi dato qualche consiglio, qualche idea di vacanza. Scrivetemi nei commenti se siete stati a Creta, cosa ne pensate. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.